Cagnoni e adesso il dottor Campanelli, presidente dell'associazione produttori campi. Com'è la situazione di quest'anno e quali sono le prospettive che ci aspettano? Un arduo compito rispondere a questa domanda, mi ci metterò e proverò a costruire la risposta. Innanzitutto buongiorno a tutti, benvenuti a questa 16ª edizione di Mondo Natura, da parte mia personalmente, da parte dell'Associazione Produttori Camper Anfia. Obiettivamente non è stato facile in un contesto economico e di mercato come quello attuale predisporre questa relazione che mi accingo ad esporre. Ci siamo in seno al Consiglio di APC interrogati al riguardo per capire e decidere che tipo di approccio dare a questo discorso di analisi del settore, dell'andamento di mercato, soprattutto tenendo in considerazione quelle che sono a nostro avviso le prospettive di sviluppo. E ovviamente alla fine abbiamo optato per l'unico approccio possibile, ovvero, come sempre, d'altronde, quello della trasparenza, quello del rigore e dell'onestà intellettuale, della disamina nuda e cruda della situazione, partendo però da una visione macroeconomica generale da far poi tentativamente discendere nella realtà del comparto del caravaning in Italia e in Europa, al fine di comprenderne le dinamiche attuali e provare appunto ad intuirne le evoluzioni possibili di scenario nel breve e nel medio termine. Se l'obiettivo principale del Salone Mondo della Natura è ovviamente quello di promuovere il turismo all'aria aperta e aggiornare le novità di mercato e di prodotto del settore, non si può prescindere, a mio parere, in questo quadro introduttivo che cercherò di impostare, da una breve panoramica sull'andamento del mercato, anzi dei mercati di riferimento. Elementi fondamentali per poter cercare di predisporre delle azioni che siano mirate ed efficaci, soprattutto in un momento, come sappiamo, altamente critico, qual è quello qua. Per cercare di conseguire una visione globale, per quanto sia possibile, del nostro settore, vorremmo partire dalla disamina dell'andamento dell'economia mondiale, per poter quindi poi correttamente contestualizzare all'interno della congiuntura economica che ha colpito i mercati di tutto il mondo, la crisi di un comparto, il nostro, che riesce comunque, nonostante tutto, a mantenere un discreto livello di appeal e di attrattiva rispetto alla clientela e all'utenza finale. Partiamo quindi dalla disamina di questa slide che evidenzia quelli che sono i dati Fondo Monetario Internazionale e che evidenziano appunto il prodotto interno lordo mondiale, europeo ed italiano degli ultimi anni. In un quadro che rappresenta complessivamente passato, presente e futuro dell'economia, quindi l'anno 2008, 2009 e 2010, emerge obiettivamente la flessione del PIL nel 2009 dovuta appunto alla crisi che è sopraggiunta in maniera virulenta a inizio anno. Se guardiamo però al 2010, le previsioni indicano una ripresa di mercato a livello generale. Infatti, a una percentuale di crescita che è pari al 2,5% del PIL mondiale, corrisponde un tasso percentuale ancora negativo in Europa, con un meno 0,3%, contrapposto invece ad una situazione italiana che, in base ad una recentissima anticipazione del Fondo Monetario Internazionale, che mi ha obbligato ad andare a rivedere questo tasso previsionale, l'anticipazione dell'8 settembre scorso, e fa parte del rapporto sempre del Fondo Monetario Internazionale che verrà comunque poi ufficializzato nel corso del mese di ottobre, vediamo che in Italia potenzialmente si dovrebbe registrare un tasso positivo di crescita dello 0,2%. Poi in queste ultime ore si sono sentite alcune ulteriori indicazioni, addirittura migliorative rispetto a questo 0,2%, però non è che potessi cambiare ogni giorno, ogni mezz'ora la slide, e quindi questa indicazione, diciamo che quello che va tenuto in considerazione è il messaggio positivo. Nel 2010 ci sarà, per l'Italia è previsto un incremento positivo del PIL.
Se restringiamo il campo alla sola economia italiana, appare un quadro relativamente confortante, soprattutto per quanto riguarda l'ambito turistico. Se infatti il settore alberghiero ha registrato un calo percentuale nel primo trimestre 2009, è pur vero però che da un lato tale tendenza prosegue un andamento precedente, infatti nel 2008 già si registrava un meno 0,4%. E dall'altro lato il valore registrato nella prima parte del 2009, che è il meno 2,1%, è inferiore a quello raggiunto da altri settori. Infatti, secondo i dati Istat, il settore agricolo ha registrato nel primo trimestre 2009 un meno 2,3%, quello industriale addirittura quasi un meno 10%, siamo esattamente al meno 9,7%. Unica eccezione, per ovvie ragioni, è fortunatamente il terziario, che è un ambito che registra un andamento in positivo in quanto comprensivo di servizi, la cui rinuncia sarebbe da parte dell'utente finale avrebbe un'influenza molto forte sulla qualità stessa della propria vita. Un ridimensionamento, e vado a completare questa prima parte generale introduttiva, degli effetti della crisi emerge anche se guardiamo i dati specifici del settore plein air, che sebbene colpito nel corso del 2008 con perdite del 3% di arrivi e del 4% di presenze, sembra ora aver raggiunto una maggiore stabilità, caratterizzata da un progressivo rallentamento del calo percentuale. Questa tendenza ci è rivelata dai dati di Federcamping, che raccolgono l'andamento di campeggi e di villaggi turistici e testimoniano come la forma di vacanza all'aria aperta mantenga un buon riscontro, come dicevo all'inizio del mio intervento. Le previsioni turistiche poi elaborate per il 2010 dal CISET, che è il Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica, non fanno che confermare questa tendenza sulla base di alcune precise considerazioni, ovvero al rafforzarsi del desiderio, della volontà da parte degli italiani di non rinunciare, lo abbiamo visto tutti, credo, no? in questo scorcio di estate, da parte degli italiani c'è la volontà di non rinunciare in generale alla vacanza, a maggior ragione proprio nei periodi di maggiore tensione. Quindi vi è l'intenzione espressa di puntare a soluzioni che consentono risparmio, che consentono elasticità organizzativa, con possibilità di partire all'ultimo momento per realizzare degli short break, ovvero dei viaggi più brevi, più frequenti, verso mete vicine, insomma tutte aspettative queste che lo stile di vacanza en plein air è assolutamente in grado di soddisfare.